abbiamo visti recentemente, voi la situazione complessiva la sapete, oggi credo che sia per noi un momento importante, soprattutto anche per la delicatezza della situazione in cui ci troviamo. Sono qui per presentare il nuovo staff tecnico. Come voi avete già anticipato le notizie, abbiamo come allenatore Livio Bordoli, il vice allenatore Gianluca Dormiente, il preparatore dei portieri Luigi Iori, il preparatore fisico Stefano Bulfaro e poi il nostro Alexander che è il nostro medico sociale. A questi poi verrà ancora aggiunto quello che sarà chi si occuperà della parte della fisioterapia. Naturalmente, per anticipare le vostre domande, è chiaro che è stata una scelta abbastanza difficile in questo momento, perché noi siamo in una situazione che è una situazione definita da una parte e una situazione che sta per definirsi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Evidentemente, siccome voi sapete che ci sono anche delle responsabilità serie, giuridiche, che pesano su di me, perché se io decido di fare questa iniziativa e di continuare con la squadra, vuol dire che mi prendo tutta la responsabilità davanti poi quello che possono essere poi i tribunali o le istanze fallimentari. Questo vuol dire che ho delle più che ragionevoli speranze che le cose possano sistemarsi di qui a breve tempo. Per rispondere al collega della regione, io non ho mai fatto promesse, io ho detto che ho firmato dei contratti, questi contratti prevedevano certi pagamenti e certi arrivi di denaro. Che poi il fatto non sia successo, questo poi farà parte di un'analisi poi successiva. Sono molto contento di questo avvio, nonostante sia un avvio, diciamo, per due settimane che assomiglia un pochino di più al calcio dilettantistico, perché non voglio garantire un futuro certo fin quando io stesso non sono certo della situazione, anche se una ragione di certezza ce l'ho. Voi sapete che le alternative, il bivio, e nella vita di noi ce ne sono parecchi, il bivio che abbiamo davanti a noi è o una parte il fallimento, e questo c'è cioè questa data fatidica del 9 agosto, oppure la continuazione, la riparazione di quello che è la situazione finanziaria, e la ripresa con ancora più energia di quello che sono le iniziative che porterà avanti il Bellinzona, sia in campo sportivo sia nel campo poi del discorso della casa per il Bellinzona. Io devo prima di tutto ringraziare il nuovo staff. È molto più facile per voi che fate le domande, perché sapete cosa mi ha spinto ad accettare questo incarico a tempo indeterminato, che non sappiamo quando sarà il proseguo di questa nostra avventura. L'ho fatto, tante volte si usa il cuore, prima con la testa poi con il cuore, anche perché il colore granata mi è sempre rimasto dentro di me, per cui è stata una scelta non difficile, come ha detto il Presidente, ma è stata una scelta molto facile, perché, come ho detto poc'anzi, è una scelta che mi viene veramente dettata da più fattori. E questo spero veramente che la gente capisca quello che stiamo facendo. Non sappiamo dove andremo a parare, però in queste settimane cercheremo di formare una squadra, qualcosina, di mettere in campo qualcosa. Sappiamo solo che oggi saranno presenti, speriamo, 7-8 giocatori, però a partire da domani mi arriveranno già con i miei contatti 4-5 altri giocatori, nel prossimo della settimana. Penso che ne arriveranno degli altri, da far sì che sabato di organizzare la nostra prima partita. Ora vado via perché non ce la faccio più, è una cosa troppo difficile, non ho una squadra, no? E le tue parole a chiasso, non ho una squadra, non ho gli uomini, dovrei ripartire da zero. Qui sei messo peggio che a Chiasso, onestamente. Però ti avevo detto ricordati, se io chiaramente dovessi ripartire nella stessa situazione per il suo prossimo anno, non accetterei un'altra volta l'incarico, perché quando si riparte non ho esperienza, un'avventura. Chiasso mi avevano detto, guarda che si ripartirà con lo stesso
obiettivi con meno giocatori, meno budget, per cui non ero più disposto, tra virgolette, a ripartire il cazzo rifacendo tutto quello che ho fatto. Insomma, rispetto all'ultima conferenza stampa o all'ultima volta in cui ci siamo incontrati, che certezze in più ci può portare rispetto a prima? È lo stesso gruppo che deve confermare o ci sono persone nuove che possono intervenire per sistemare la finanziaria? Come ho detto, è un gruppo internazionale, il fatto che sono qua vuol dire che quello che erano delle premesse si stanno realizzando, e quindi posso confermare che c'è questo gruppo internazionale che entrerà e avrà la maggioranza del capitale sociale. L'associazione di calcio di Lenzuola, ovviamente è chiaro che siamo molto delusi, siamo un po' delusi di tutta questa situazione. L'unica, abbiamo ancora la speranza, credo che non ci crediamo più tanto, sinceramente, devo dirlo sinceramente. Abbiamo la speranza che c'è dentro nel cuore, che c'è è nel nostro DNA, se vuole. Però è chiaro che a questo momento siamo qui tutti ad aspettare qualche cosa che purtroppo vediamo ogni giorno che fallisce sempre di più. Almeno questa è la mia impressione. Voglio poter credere a quello che tu hai detto. Ho sempre pensato, sei una persona che è bravissima a motivare tutto così, però a questo momento mancano solamente i soldi, e questo è il problema grosso. Noi abbiamo fatto tutto il possibile, faremo tutto il possibile, ma se non arrivano quelli finiremo nel dimenticatoio. Questo purtroppo è quello che io credo, finiremo come il Dettinger purtroppo, è quello che io purtroppo credo così, non voglio sperarlo, non voglio sperarlo, questo è il punto, non voglio sperarlo assolutamente, però non vedo grandi, purtroppo, mi dispiace, sono... Lei, non devi mica scusarsi, lei ha diritto. Lo dico, ma è di cuore. Viviamo ancora nella libertà di pensiero. Sì, chiaro. Anzi, la ringrazio anche per il coraggio che ha avuto di dire queste cose. Sì. E io devo dire invece noi ci crediamo. Quindi, io lo spiego. No, noi ci crediamo.